Ciao a tutti bella gente, sono Cazzolino Superstar, benvenuti in questo nuovo video dove andremo insieme a valutare le varie razze che ci sono nel gioco, a valutare e vedere le varie razze che sono nel gioco di Neverwinter e per vedere diciamo, che cosa associarle, ok? Magari perché classe può essere un po' meglio, più adatta, eccetera. Dico due cose giusto per, innanzitutto la razza fondamentalmente è più una questione di estetica, ragazzi, alla fin fine non è che ti fa quella differenza che dici, ah, c'avevo questo, giocavo diversamente. Ci sono razze sicuramente un po' più adatte, ma fondamentalmente il più è l'estetica. Quindi andate a farvi quella che più vi piace. Poi se si adatta anche alla vostra classe, tanto meglio. Ma il PG ti deve piacere, perché se no va a finire che te dopo un po' che giochi, ricominci da capo per rifarlo. E l'altra cosa, l'unica razza che si può dire fra tutte, tra virgolette, se proprio si può dire così, che fa la differenza, è la Dragonide e andremo a vederle dopo. Il resto più che altro andremo a vedere per estetica e parlerò in base alle statistiche che io ci vedrò, ai bonus che mi dà. Quindi le valuterò così, ragazzi, quindi uno può dire no, per me è più adatto per quello o per quell'altro. Valutiamo in secondo le statistiche. Piccola parentesi, pensiamo un attimo ai tipi di classi che ci sono. Allora, DPS, Tank e Healer. Per le classi Healer, la statistica principale è la saggezza. Ok? Secondaria, ma e questa un po' per tutte, diciamo che è destrezza. E può essere destrezza o carisma, diciamo, le statistiche secondarie sono sempre quelle, destrezza, carisma, quello che fa la differenza è la primaria, che nei curatori è la saggezza, che aumenta le cure, e le cure crittano, quindi è per quello che dico va bene la destrezza, più danno gravità critica, sono più cure critiche, e comunque sia invece il carisma aumenta. Per tutte le classi aumenta un po' le varie statistiche che abbiamo in base ai nostri compagni e del nostro compagno, quindi più abbiamo le bonding alte, più questo carisma si farà sentire nelle nostre statistiche, quindi in generale, compreso potere, ok, punti ferita, eccetera. Ecco l'utilità del carisma. Poi c'è le classi tank, che la statistica principale è la costituzione. E poi queste in generale come secondarie mettono quasi sempre comunque carisma, ragazzi. E poi abbiamo la classe DPS che si divide in due rami, DPS fisico e DPS magico. Quello fisico, la statistica principale è la forza, in quello magico è l'intelligenza. E entrambi come statistica secondaria appunto possono scegliere o la destrezza per una gravità critica più alta o il carisma per delle questioni di stat più alte, ok? Andiamo a vedere un po'. Allora, l'umano che cosa fa l'umano? Aumenta di 250 punti bonus per tutte le tue valutazioni, quindi statistiche di difesa e attacco. Ok? 250 punti, niente di particolare. E abbiamo un 3 punti della caratteristica principale da mettere a piacere. Quindi, ad esempio, facciamo una classe tank e metteremo 3 punti in costituzione. Facciamo una classe healer, 3 punti in saggezza. DPS o forza. O intelligenza, dipende se siamo fisici o magici, quindi una classe abbastanza versatile, normale e anche tra quelle forse più carine in generale. Il mezz'orco è una razza adatta più che altro per i DPS fisici, perché ci dà un 5% di gravità critica in più e le statistiche sono perfette perché abbiamo sia la destrezza che la forza e un piccolo buff di velocità di 3 secondi quando entriamo in combattimento, però diciamo che è una razza prevalentemente adatta per le classi DPS fisiche. Poi ripeto, e non me lo ripeterò più, ragazzi, a prescindere voi potete fare qualsiasi classe in qualsiasi razza se vi piace. Se vi piace il mago mezz'orco, fatevi il mago mezz'orco, se hai capito? Quindi questo è un concetto che non ripeterò più. Poi passiamo ad altro. Elfo del Bosco è una classe adatta più che altro per curatori, perché abbiamo un 1500 di colpo critico, che i curatori più è alto il critico, anche oltre il cap, meglio è, sono più cure, e in più ci dà, abbiamo sia la saggezza che la destrezza, quindi sono più cure in generale, però si potrebbe usare anche per un mago, perché abbiamo anche l'intelligenza, quindi potremmo fare destrezza e intelligenza, non è male, capito? Però perfetta per curatori, non male, buona diciamo per maghi. Maghi intendo DPS magici, ragazzi. I Geats, o come cavolo si leggono, è una razza adatta proprio per DPS. Questo è proprio probabilmente per DPS, sia magici che fisici, perché abbiamo tutte le statistiche che ci possono interessare, sia forza,
che è intelligenza, e la destrezza, che va bene sia per i fisici che per i magici, ok? In più abbiamo un 5000 di vantaggi di combattimento, così, regalato così, quindi razza puramente DPS. L'elfo del sole. L'elfo del sole è una razza, diciamo, più da maghi, ecco, perché abbiamo l'intelligenza come la nostra strategia principale e poi destrezza o carisma, quindi abbiamo la scelta. Un 2% di guadagno di punti azione, quella che serve per fare le super, e un 10% di resistenza agli stun di controllo. Quindi, diciamo, per maghi questa va benissimo. Il nano è una razza puramente tank, perché comunque sì, abbiamo un 20% di resistere agli sbattimenti, un 2000 difesa e abbiamo costituzione. In sto caso, per esempio, come tank, come secondaria andremo a mettere la forza, non la saggezza. Perché? Perché la forza, oltre a aumentare il danno a certe classi, come statistica secondaria a tutti, ci dà un aumento della rigenerazione della resistenza, che è quella barra che serve per fare le schivate, gli scatti, eccetera. Quindi, diciamo, ci facciamo questa classe, questa razza come tank, oltre alla costituzione che ce la dà lui, andremo a scegliere forza in questo caso qua. Poi c'è l'Halfling, ragazzi, mi spiace, non mi piace, quindi, diciamo, a buttarlo anche così direi più da tank, ma guarda, per una questione di statistiche, e non mi soffermo molto perché non ce la posso fare. Penso di averne visti veramente pochi in questi anni, da quando ho iniziato a giocare Neverwinter su PlayStation, che dall'esordio, quando era nel 2016, l'estate 2016 mi pare, ne ho visti due o tre, per fortuna. Vabbè, mezzelfo, bella razza, tutt'altra cosa da quella che avevamo prima sopra, ottima, diciamo, sia per tank che per curatori, perché allora abbiamo, nelle statistiche abbiamo sia la costituzione e carisma, sia costituzione e saggezza, diciamo che è più adatta per tank, perché abbiamo due delle statistiche utili, però anche per curatore non è male, perché comunque abbiamo almeno il due saggezza. La costituzione ci darà qualche punto di ferita in più, che come curatore non ci guasta, e soprattutto se siamo warlock, mi pare, perché il warlock cura in base anche ai punti ferita, quindi averne di più non ci fa male. E in più la costituzione aumenta anche il guadagno dei punti azione, quindi potrebbe essere comunque sia buono. Abbiamo una gravità critica in più, è un guadagno in più dell'1%, quindi per curatori, diciamo, va bene, per leggera gravità critica in più. E abbiamo anche un punto alla caratteristica base del personaggio, che ci verrà messo in base alla classe in automatico. Quindi qui logicamente tocca vedere come nasce quella classe, ragazzi, perché alcune hanno solo un camino, solo DPS, tipo, non so, l'Ado, ad esempio, ha solo camino DPS, o il mago, o l'arciere, insomma, hanno solo camini DPS, quindi logicamente lì verrà messo nella statistica principale loro e gli rimarrà quello. Tutte le altre classi che hanno cammini anche differenti, che ne so, tank DPS oppure DPS healer, probabilmente quel punto gli verrà messo in automatico nella statistica dove nasce quella classe. Esempio, se il chierico nasce curatore healer, appena voi fate il chierico, quel punto gli sarà messo nella saggezza. Quindi anche quando cambierete poi il cammino più avanti nel gioco, da DPS vi rimarrà sempre in saggezza. Suppongo che rimanga così. Non mi pare che ci sia il cambio, ecco. Però, bella classe. Thelfing, una razza adatta o per DPS magici o per tank, perché comunque abbiamo carisma e intelligenza, o carisma e costituzione, quindi adatte per entrambe le classi. Per quel che riguarda DPS, abbiamo il primo talento, sapore del sangue, puramente DPS, perché aumenta il 5% dei danni ai bersagli che hanno meno della metà della loro salute. Come tank invece abbiamo colore infernale, abbiamo il 10% di probabilità di applicare colore infernale, quindi per 5 secondi il nostro attaccante farà il 2,5% di danni in meno. E in più, sia quindi come statistiche che come mosse, diciamo, va bene sia per DPS magici sia per tank, ok? Il Drow è, diciamo, più da curatori, perché comunque ci dà la destrezza e la saggezza, quindi per curatori va bene. Abbiamo un piccolo debuff di 2000 alla difesa attaccando, abbiamo un 5% di attiva questo buff, e fuori combattimento recuperiamo più velocemente i punti ferita, diciamo. Se non per estetica, l'associerei alle classi curatrici e healer. Il dragonide, finalmente siamo arrivati all'unica classe che ci dice può fare la differenza, diciamo. E ci sono due tipi: dragonide
e il dragone di discendenza metallica. Le differenze cosa sono? Questo, il dragone normale, si compra con soldi veri allo store della PlayStation e costa sui 70 euro. Mentre questo si trova all'interno del gioco o droppandolo come una cavalcatura leggendaria in certi scrigni particolari o comprandolo al mercato d'aste, che costa circa come una cavalcatura leggendaria di quelle più gettonate, diciamo all'incirca sui 10 KK, sui 10 milioni, ok? Hanno differenza solo all'estetica e tra le due, oltre a come si acquista, la prima caratteristica di razza, ovvero che nel dragone normale abbiamo un 5% di guarigione in più da tutti gli incantesimi e le abilità, mentre in quello di scienza metallica abbiamo il 3%, però abbiamo anche un 3% di punti ferita extra in più. Quindi man mano che noi scegliamo quei punti ferita, quel 3% sarà più alto. Le altre due caratteristiche sono uguali, ovvero conferisce più 2 a due statistiche qualsiasi, quindi ad esempio siamo un mago, possiamo mettere 2 punti in intelligenza e 2 punti in carisma, ad esempio. E in più abbiamo un 1.500 di colpo critico e un 3% di danno aumentato, quindi come se fosse un equipaggiamento in più. Una volta invece era un 3% di probabilità di critico, fino a neanche tanto tempo fa, e un 3% di potere in più, ok? Adesso è stato cambiato così. Comunque è l'unica razza che si può dire fa la differenza tra le altre, ecco, insomma, il Dragonite, a prescindere da quello che scegliete. Quello di scienza metallica è un pochino meglio, ma se volete spendere soldi potete prendere anche questa, anche l'altro. Sono le migliori perché appunto sono adattabili per qualsiasi razza, cioè per qualsiasi classe, qualsiasi stile, va perfetto per tutti. L'elfo della luna è adatta per maghi, se noi stiamo a guardare il tutto, perché dà intelligenza e destrezza o intelligenza e carisma, quindi abbiamo al massimo della scelta. Abbiamo un 10% di resistenza ai vari stun e un 1% di guadagno punti azione e recupero e guadagno della resistenza, quindi la schivate in più col mago, no? Il teletrasporto in più col mago per spostarsi da una zona critica, un po' di punti azioni in più per lanciare le super, diciamo così. Quindi razza più che altro per DPS magici. Ecco. Il rinnegato di Menzon, questa qui che è l'ultima razza, praticamente è uguale al Drow, è identico, quindi va bene, diciamo, per curatori, quindi, perché comunque c'è destrezza e saggezza. E l'unica differenza è nel primo talento, che chiamiamo qui fuoco fatato, che il Drow riduceva di 2000 la difesa e basta, solo quello, abbiamo un 5% di diminuire di 2000 la difesa, mentre questo riduce la difesa di 1500, qualcosa in meno, però riduce anche del 2,5 il danno che vi farà, quindi insomma questa piccola differenza qua. Per il resto è come il Drow, stesse statistiche, recupera punti ferita fuori dal combattimento, eccetera. Allora, queste sono tutte le razze disponibili su Neverwinter. Io spero che questa guida, se vogliamo chiamarla così, sia stata utile per fare un po' di chiarimento sulle razze. Vi ripeto che se voi avete fatto un personaggio che vi piace, ma avete visto, ma forse, non so, ho fatto il paladino, ho fatto il curatore, ma non c'è né la saggezza né la destrezza, c'è la costituzione, la forza e basta, dovrò rifarlo perché non posso fare nulla. No, se quella razza ti piace, tiella. Se poi non ti fa cagare la razza, è un altro discorso, cioè allora è meglio che perdi nelle statistiche, ma ti piace il personaggio. Quindi ho voluto fare questo chiarimento. Poi ho cercato di associare le varie razze appunto alle classi che poi uno potrebbe scegliere, quindi con le statistiche più adatte a, ma solo una questione così di numeri, poca roba. Quello che farà la differenza è come poi creerete voi il vostro personaggio, come metterete i vostri doni, l'equipaggiamento, eccetera eccetera eccetera. Non è tanto la razza, è quel qualcosina in più che soprattutto può esservi nel caso del Dragonide, quando ci comincia a essere a un certo livello, quel 3% di danno in più lo vedi. Nelle altre può essere inizialmente, le altre classi ti può dare quel piccolo vantaggino in più all'inizio, però più che altro è una questione di estetica. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ci vediamo nel prossimo, dove continueremo alla creazione del personaggio, ok? E adesso sto a pensare che razza fare, perché classe inventarmi, creare, e continueremo insieme questo cammino, poi andando avanti anche con i vari video dove andremo a sviluppare il nostro personaggio, eccetera, eccetera. Questo intanto finisce qui, mi raccomando, fate i bravi, state attenti, perché purtroppo in giro, come sapete anche voi, è un casino. Siamo in un periodo in cui tocca chiedere il permesso per andare a fare la spesa, e facciamolo almeno per le persone che non ci hanno fatto niente di male.
stiamo a casa e quindi spero di farvi compagnia almeno con questi video. Ci vediamo alla prossima, per questo è tutto, grazie di tutto per la visione e ripeto, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!